Iniziata la conta delle frane provocate dal maltempo nel Tigullio, alcune strade ancora chiuse a Coreglia, Carasco, Mezzanego, nessuna frazione isolata, timori dei sindaci per le piogge previste nei prossimi giorni. Il lago di Giacopiane è praticamente pieno, merito delle abbondanti piogge di febbraio. L'invaso è tornato a raccogliere acqua solo da metà gennaio ed è già ripresa la produzione di energia elettrica. I rimedi ai vizi dell'invidia e della vanagloria sono l'amore gratuito e riconoscere che Dio è presente nella propria debolezza. Il tema della catechesi del mercoledì, il Papa raffreddato ha affidato la lettura a Monsignor Ciampanelli. Paura, senso di inadeguatezza, gioia, fiducia in Dio e nella preghiera, le emozioni raccontate da padre Aurelio Gazzera dopo la nomina a vescovo coadiutore di Bangassou in Centrafrica. Questa sera l'intervista in Missione Mondo. Quattro appuntamenti con la musica, il teatro e il buon vino. È stato presentato il calendario di marzo di Liguria. Si parte domenica a Santa Margherita Ligure con il concerto di Uto Ughi al violino. Buongiorno dal TG Telepace. In apertura alle conseguenze del maltempo che ha imperversato in questo inizio settimana anche nel nostro territorio del Tigullio. Le precipitazioni hanno causato diverse frane e smottamento, quelle più evidenti in via Roma Pieve Ligure è stata riaperta ieri, ma a dover fare i conti con le conseguenze del maltempo e soprattutto l'entroterra. Poche strade chiuse, ma in generale una situazione da monitorare. Piogge non così violente, ma rovesci costanti con grandi quantità di acqua. Come spesso accade, l'entroterra del Tigullio deve fare i conti con diverse piccole frane e smottamenti, nulla di eclatante come entità, ma tanti disagi nelle aree interessate e necessità di mantenere l'attenzione alta in un territorio dove anche un maltempo poco più che ordinario può creare problemi. A Carasco una frana si è staccata in località Terra Rossa e si procede a senso unico alternato sulla 586, un evento che ha provocato anche la chiusura della strada comunale in località Rietta, aperta sola o per le emergenze perché momentaneamente a rischio. In questo caso ANAS si dovrà occupare della messa in sicurezza. Sempre a Carasco è chiusa la strada in località Razzeto per uno smottamento avvenuto martedì sera, passaggio solo a piedi. Entro la fine della mattinata previsto lo sgombero e la riapertura. A Coreglia Ligure è sempre chiusa la strada Lezzerega fino al passo della Crocetta per un cedimento avvenuto intorno al chilometro 4.9. È una grossa frana quella che ha causato la chiusura della strada del Canevale. La strada è interrotta al chilometro 1.9 e chi abita più in alto può passare solo attraverso la strada nel bosco tra Canevale e Coreglia. Incerti i tempi di riapertura, il costo dei lavori di sistemazione è stimato tra i 500 e i 600 mila euro, ci spiega il sindaco. Raggiungibile, nonostante un restringimento di carreggiata, anche la frazione di Monteghirfo nel comune di Favale di Malvaro. Una frana martedì mattina si è staccata sotto la strada comunale per un fronte di quasi una decina di metri. Per la messa in sicurezza, conferma il sindaco, servirà a realizzare una palificata. A Mezzanego è chiusa la strada di Mulinelli, a costa del canale Vignolo Piano c'è invece un restringimento di carreggiata. Non ci sono tempi di riapertura definiti, la strada è a servizio delle vasche dell'acquedotto e il comune ha chiesto un intervento ad Iren. A San Colombano Certenoli una frana sull'SP42 ad Aveggio è stata rimossa dai tecnici della città metropolitana. A Bolzonasca non ci sono restringimenti o chiusure, almeno per il momento, ci sono stati diversi piccoli smottamenti e cadute di alberi, ma per ora tutto all'interno dell'ordinario. Situazione analoga a Rezzo Aglio, dove si è vista più difficoltà ad assorbire acqua nelle aree che sono già state interessate da grossi eventi, come quella di Alpepiana. A Cogorno solo piccoli smottamenti puliti in poco tempo, l'amministrazione si dice preoccupata per i prossimi giorni per la tenuta di alcuni versanti. In Val Fontanabuona non si segnalano situazioni di particolare criticità. Disagi causati dal maltempo anche nel Tigullio occidentale. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati nella rimozione di un albero secolare che nell'abitato di San Michele di Pagana a Rapallo si è abbattuto su una palazzina di tre piani. L'intervento è durato un paio di ore per rimuovere il tronco da sopra il tetto dell'abitazione. Non sono segnalati feriti. Tra le conseguenze positive delle recenti piogge c'è il riempimento del lago di Giacopiane. Dopo lo svuotamento totale nell'agosto scorso per sostituire la valvola di scarico, gli interventi sono terminati e l'invaso è stato chiuso a metà gennaio. Sentiamo.
3,5 milioni di metri cubi sui circa 4 totali di capienza. Se parliamo di altezza del livello dell'acqua, invece ci sono ancora circa 4 metri ancora asciutti. Il lago di Giacopiane è praticamente pieno, a un mese e 10 giorni dalla chiusura dell'invaso, quando si sono conclusi gli interventi di manutenzione, in particolare allo scarico di fondo della diga, che hanno reso necessario lo svuotamento totale del lago. Un'operazione avvenuta lo scorso agosto che è stata abbastanza straordinaria e dal 1999 che non accadeva. Tirreno Power, la società che gestisce la diga e l'impianto idroelettrico, ci spiega che in questi giorni è ripartita la produzione. E quindi contestualmente all'invaso che continua, perché comunque la pioggia di questi giorni sta portando tanto apporto, stiamo iniziando a derivare proprio per anche modulare questo apporto e non trovarci poi eventualmente in condizioni magari prossime allo sfioro e non sfruttare l'acqua che sta arrivando. Cioè. A febbraio e in generale all'inizio del 2024 è piovuto molto rispetto agli standard degli anni scorsi. Questo fa ben sperare anche per il lago. Tirreno Power, che nel periodo estivo deve garantire 35.000 metri cubi di acqua rilasciata al giorno per i comuni della valle, punta come ogni anno ad arrivare a maggio con il lago pieno. Ovviamente se la stagione continuerà in questa piovosità avremo anche modo di sfruttarla e quindi produrre anche durante tutto il periodo primaverile e arrivare lo stesso al mese di giugno con il lago pieno. Se invece non continuerà ad essere un anno piovoso sarà necessario fermare la produzione di energia elettrica per arrivare in estate con l'invaso pieno. Già negli anni scorsi c'era stata una riduzione della produzione proprio a causa della siccità. Il Giacopiane è in testa a un'asta idrica che si compone principalmente di quattro impianti. Comunque noi produciamo circa 35 gigawattora all'anno, quindi 35 milioni di kilowattora all'anno, che sono corrispondenti al fabbisogno di circa 13.000 famiglie. Si è protratto sino a notte inoltrata l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti per rimuovere un grosso albero che si è abbattuto nella serata di ieri in Corso Perrone a Genova, anche questo in conseguenza del maltempo. I vigili del fuoco hanno utilizzato l'autogru per poter imbragare l'albero e sollevarlo sino a liberare la carreggiata. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti passanti. E ora apriamo la pagina ecclesiale come consuetudine il mercoledì con l'udienza generale che è stata tenuta questa mattina da Papa Francesco. Il Papa raffreddato ha ceduto la lettura della catechesi a Monsignor Filippo Ciampanelli. Nel testo preparato il Papa si sofferma sui vizi dell'invidia e della vanagloria, due vizi propri di chi ambisce ad essere al centro del mondo, vuole sfruttare tutto e tutti ed essere oggetto di ogni lode e di ogni amore. I rimedi, ha spiegato il Papa nel testo, sono l'amore gratuito e riconoscere che Dio è presente nella propria debolezza. Sentiamo proprio un passaggio della catechesi. Alla radice di questo vizio c'è una falsa idea di Dio. Non si accetta che Dio abbia la sua matematica, diversa dalla nostra. Ad esempio, nella parabola di Gesù sui lavoratori chiamati dal padrone ad andare nella vigna alle diverse ore del giorno, quelli della prima ora credono di aver diritto a un salario maggiore di quelli arrivati per ultimi. Ma il padrone dà a tutti la stessa paga e dice: «Non posso fare delle mie cose quello che voglio, oppure tu sei invidioso perché io sono buono». Vorremmo imporre a Dio la nostra logica egoistica, invece la logica di Dio è l'amore. I beni che Lui ci dona sono fatti per essere condivisi. Per questo San Paolo esorta i cristiani: amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Ecco il rimedio dell'invidia. E al termine dell'udienza generale il Papa ha letto un appello facendo memoria della ricorrenza che si celebra il 1 marzo, ovvero quello del 25esimo anniversario della Convenzione sull'interdizione delle mine antipersona. Vediamo la notizia anche pubblicata attraverso il sito Vatican News. Il Papa ha ricordato questo importante anniversario, ma ha ricordato anche che le mine antiuomo continuano a colpire civili innocenti, soprattutto bambini, anche dopo anni.
ha ringraziato quanti si impegnano ad assistere le vittime e bonificare le aree contaminate. Una risposta alla chiamata di essere operatori di pace, ha detto il Papa. Dal Pontefice un pensiero alla Terra Santa e all'Ucraina e anche al Burkina Faso, teatro di brutali attacchi, e ad Haiti segnate da sequestri e da crimini. Nel secondo venerdì di Quaresima, secondo tradizione, si svolgerà a Genova la Via Crucis diocesana cittadina, presieduta dall'arcivescovo Marco Tasca. In ragione delle previsioni meteo sfavorevoli, il momento di preghiera non si svolgerà in Piazza della Vittoria, ma all'interno della chiesa di Santa Zita. La Via Crucis inizierà alle 20:30 e sarà trasmessa in diretta anche su Telepace 2 al canale 85. Padre Aurelio Gazzera, carmelitano scalzo che da 33 anni opera come missionario in Repubblica Centrafricana, è stato nominato dal Papa vescovo coadiutore di Bangassou. La nomina è stata ufficializzata in questi giorni e Padre Aurelio ha accettato di condividere con noi i suoi pensieri nell'accettare questo nuovo incarico. Lo ascolteremo questa sera nella rubrica Missione Mondo in onda alle ore 21 su Telepace al canale 12. Ora una breve anticipazione. Bangassou, posta nella parte più a sud dell'area orientale del Centrafrica, è una diocesi estesa a 135.000 metri quadrati, quasi la metà dell'intero territorio italiano. Dista 750 km da Bangui, la diocesi dove padre Aurelio Gazzera opera da 33 anni. L'annuncio della nomina a vescovo coadiutore ha colto il missionario di sorpresa. È una cosa enorme e senz'altro non sono all'altezza, non ne sono degno. Ed è solo la grazia di Dio, la forza dello Spirito Santo e l'affetto e la preghiera di tantissime, tantissime persone. Padre Aurelio ha lavorato per 17 anni a Buzum con l'impegno di seguire 20 scuole dislocate in 40 villaggi, un centro per orfani, un dispensario e molte attività di sviluppo. Dal novembre 2020 si trova a Bauru, dove ha proseguito la sua attività nelle realtà scolastiche locali. Il nuovo incarico a Bangassou rappresenta una nuova sfida. È una diocesi molto lontana, molto isolata, però ha veramente una vita intensa, sia nelle parrocchie, i preti, la carità e tutto, quindi veramente un dono. La diocesi affidata alle cure del padre carmelitano è raggiungibile solo in aereo per l'assenza di strade. Benché sia espressione di una chiesa viva e vivace, racchiude in sé tutte le insicurezze tipiche dei luoghi di frontiera. È una zona alla frontiera con il Sud Sudan e il Congo, dove due missioni sono ancora chiuse e quindi la situazione della zona di Bangassou è ancora molto 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 difficile. Padre Aurelio sarà consacrato vescovo nella cattedrale di Bangui il prossimo 9 giugno, dopodiché inizierà il suo ministero episcopale affiancando il vescovo titolare Juan José Aguirre Muñoz. Monsignor Aguirre compirà 70 anni in giugno, però ha dei grossi problemi di salute da alcuni anni. E comunque un vescovo eccezionale, come dicevo, con molta capacità, anche con molta empatia, affetto per i suoi sacerdoti, ed è già una gioia poter lavorare con lui. Accettare, prosegue padre Gazzera, è facile, ma poi passo i giorni e le notti a pensare e a tremare, ma anche a gioire. Sarà un impegno bello e cercherò di fare tutto quello che posso. Monsignor Nunzio Galatino, presidente emerito dell'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, sarà a Lavagna nel fine settimana. Vediamo la notizia anche attraverso il nostro sito teleradiopace.com. Nel santuario di Nostra Signora del Ponte, sabato alle 21, presenterà il libro Oltre la superficie, liberare la luce nascosta nelle parole. Si tratta di una raccolta di parole approfondite dall'autore nella sua rubrica Abitare le parole, pubblicata sulla Domenica del Sole 24 Ore. Monsignor Galatino pratica la scrittura come esercizio spirituale e offre una prospettiva unica sul modo in cui le parole possono trasformare e dare significato all'esperienza umana. L'incontro sarà introdotto da Don Stefano Libini, interverrà Marco Carminati, già caporedattore del Sole 24 Ore, modererà l'incontro Paola Pastorelli. Domenica Monsignor Nunzio Galatino celebrerà la Santa Messa nel santuario di Nostra Signora del Ponte alle ore 11.
Quattro appuntamenti con la musica, il teatro e il buon vino. È stato presentato il calendario di marzo di Liguria, la rassegna che mette insieme tutti questi elementi. Si parte domenica 3 marzo nella Basilica di Santa Margherita Ligure con Uto Ughi al violino, Leonardo Bartelloni al pianoforte. Sentiamo. Quattro località da cartolina, da Santa Margherita Ligure a Varese Ligure, passando per le grotte di Borgio Verezzi e la Pinacoteca del convento di San Domenico a Taggia. Quattro appuntamenti con la musica, il teatro e il vino d'eccellenza. Sta per partire Marzo di Liguria, il nuovo progetto di Pino Petruzzelli che racconta le storie del vino e dei vignaioli liguri. Protagonisti assoluti, grandi interpreti e musicisti insieme alle eccellenze vitivinicole delle quattro province liguri. Un modo per assaporare durante la stessa serata rappresentazioni teatrali, intermezzi musicali da maestro e varie età enologiche del territorio. 4 eventi, ognuno per ogni provincia, in borghi veramente molto belli, ma anche proprio le location saranno molto particolari, quindi riusciremo a dare, a esaltare quello che è il territorio. In più vi sarà, oltre all'aspetto diciamo culturale, artistico, vi sarà anche una contaminazione con i vini del territorio, quindi questo per rendere ancora più, come posso dire, piacevole, ancora più accattivante questo momento culturale, ma non solo. La manifestazione vede la collaborazione del Teatro Ipotesi e della Giovine Orchestra Genovese. Si parte questa domenica 3 marzo nella Basilica di Santa Margherita Ligure con Uto Ughi al violino, Leonardo Bartelloni al pianoforte, per continuare domenica 10 marzo a Borgio Verezzi con Gianluca Campi alla fisarmonica e domenica 17 marzo a Taggia con Boris Petrujansky al pianoforte. Ultimo appuntamento sabato 23 marzo nella chiesa di Santa Teresa d'Avila e San Filippo Neri a Varese Ligure con Alberto Barletta ed Elisa Parodi al flauto. Tutti gli eventi sono alle 16 e vedranno la performance teatrale di Pino Petruzzelli in Storie di uomini e di vini. Credo sia importante creare delle occasioni dove quindi le persone che non vivono la Liguria ma che possono immaginare di venire appunto in Liguria magari per un fine settimana, proprio perché vi è una manifestazione importante come sarà appunto questo concerto in Basilica a Santa Margherita questa domenica il 3 di marzo. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola: intimidazione ai preti, un attacco alla Chiesa, l'allarme del procuratore di Vibo Valentia in Calabria, nel mirino le riforme del Vescovo che danno fastidio, la candeggina nel vino della messa e le lettere minatorie sarebbero messaggi di minaccia dell''Ndrangheta. E poi ancora integrazione, ragazzi stranieri record nelle classi, la scuola è motore di cittadinanza. L'editoriale a firma di Leonardo Becchetti, la risposta di comunità, misure di contrasto alla povertà. E passiamo invece al fronte della politica. PD e Movimento 5 Stelle pronti a riprovarci, ma è difficile. La vittoria di Todde galvanizza il centrosinistra. Matite, risposte Manganelli, dice la neopresidente della Sardegna. Il centrodestra, tra qualche veleno, valuta le mosse, impariamo dalla sconfitta e si rilancia la terza candidatura, cioè il terzo mandato di Zaia in Veneto. E poi ancora Biden vuole la tregua, gelo di Israele, Hamas in Medio Oriente, Mali in Africa, libera famiglia italiana rapita da 2 anni. E passiamo alla prima pagina del Secolo con più o meno la stessa foto dei 3 vincitori delle elezioni sarde. In Liguria effetto Sardegna, Orlando del PD, ripartiamo dall'accordo con Movimento 5 Stelle, Rosso di Fratelli d'Italia, cambiare Toti sarebbe sbagliato. E poi ancora rimborsi tagliati del 30%, esami visite a rischio, sanità da aprile il Ministero cambia i tariffari e allarme tra gli operatori. Medici pubblici nelle strutture private, no alla legge Ligure impugnata dal governo. Conti ed ex Ilva, i PM di Milano aprono un fascicolo per vedere appunto i conti delle acciaierie d'Italia. Il ministro Urso vola a Taranto. Io tifo per Gozzi, l'endorsement è di Fabrizio Fabbri, amministratore delegato di Ansaldo Energia. Per Confindustria, appunto per la presidenza, mi piacerebbe vedere al vertice Antonio Gozzi, dice Fabbri. E ancora dalla prima
pagina del Secolo, Sampdoria, il cuore non basta, va KO con la Cremonese, ennesima sconfitta al Ferraris. Nelle pagine interne, autoinfermieristiche, battaglia dei soccorritori, qualifica da retribuire, il personale dei mezzi avanzati altamente specializzato, dice Catania Cerro di Nursind, Grattarola che è assessore regionale alla sanità, professionalità indiscussa, ma prematuro porre questioni economiche. Ancora dalle pagine del Secolo, neve in Val d'Aveto sulle piste dello sci, possibile apertura degli impianti nel fine settimana, le precipitazioni abbondanti fanno sperare gli appassionati dello sci. E ora linea ai colleghi del Cittadino di Genova. Al triste anniversario della guerra in Ucraina dedica l'apertura al Cittadino di questa settimana, la vicinanza del Papa e della Chiesa al martirio di un popolo. Il grazie per la straordinaria accoglienza dei genovesi nelle parole di padre Vitali Tarasenko, cappellano della comunità ucraina a Genova. Vita della diocesi con l'avvio dell'anno della preghiera sabato 2 marzo al Santuario della Guardia, il programma, gli appuntamenti e i sussidi per vivere questo anno in preparazione al giubileo del 2025. Gli appuntamenti previsti per la giornata della solidarietà del 16 e 17 marzo, un articolo del direttore di Caritas Armas evidenzia le iniziative a favore dei poveri. Pastorale giovanile, vocazionale e del lavoro, due pagine interne dedicate alle esperienze di servizio e comunità a favore dei giovani e del mondo del lavoro con il coinvolgimento del seminario. Il ricordo di Monsignor Tanasini a un mese dalla morte, il cardinale Angelo Bagnasco ha celebrato in cattedrale la Santa Messa di Trigesima. Spazio come sempre agli approfondimenti, alla vita civile, allo sport, alla cultura. In particolare segnaliamo l'intervista al cardinale Joseph de Kessel che il prossimo 6 marzo sarà a Genova per presentare il suo libro Cristiani in un mondo che non lo è più. Tutte le altre notizie all'interno del giornale, sulla nostra app e su www.ilcittadino.ge.it. E ora andiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti. Oggi per noi Giacomo Rizzi. Buongiorno Cristina, buongiorno anche a chi ci sta seguendo. Un aggiornamento amministrativo perché il porto di Rapallo è nuovamente agibile. L'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure ha pubblicato un'ordinanza con cui abroga l'ordinanza numero 309 del 3 novembre 2018 che in seguito alla mareggiata che aveva distrutto la diga del porto prevedeva la parziale interdizione degli specchi d'acqua appunto del porto. Nell'ordinanza si legge che sono cessate le condizioni che hanno reso necessaria l'emanazione del provvedimento di parziale interdizione degli specchi acquei del porto di Rapallo, essendo stati rimossi tutti i relitti e ostacoli presenti. Si tratta di un ulteriore passo verso la riapertura dello scalo. Circa 20 giorni fa, ricordiamo, il Consiglio Comunale di Rapallo aveva approvato l'estensione della concessione fino al 2056 del porto. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Giacomo, noi abbiamo un aggiornamento che troviamo sul sito di Vatican News. Dopo l'udienza generale di questa mattina che abbiamo potuto seguire in diretta e di cui abbiamo parlato anche nel telegiornale, il Papa si è recato all'ospedale Isola Tiberina Gemelli per alcuni accertamenti diagnostici, al termine è rientrato in Vaticano, e quanto riferisce la sala stampa vaticana. Come noto il Papa nei giorni scorsi aveva avuto una leggera influenza, anche per questo motivo questa mattina la catechesi era stata letta da Monsignor Ciampanelli. Il Papa però dopo il controllo nel nosocomio è ritornato in Vaticano. E ora noi andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti nell'agenda di Telepace. Appuntamenti per mercoledì 28 febbraio. L'Auditorium Filarmonica di Chiavari ospita alle ore 16.30 la conferenza La devozione religiosa di tradizione ligure in Argentina. Un viaggio dall'altra parte del mondo con il vicepresidente dell'associazione Liguri nel Mondo, Luca Sessarego, che parlerà della comunità ligure presente in Argentina e della chiesa di Nostra Signora di Montallegro e della sua nota processione. Arriva il terzo incontro con la Biblioteca Vivente, che viene ospitata dalle ore 16 alle 19 dalla Biblioteca Universitaria di Genova di via Balbi 40. Tema dell'appuntamento è l'immigrazione e, come di consueto, saranno i libri umani, quindi persone reali, a raccontare una storia. Ogni lettore può visionare il catalogo e scegliere il racconto che trova più interessante e interagire con il narratore. Sempre a Genova, al Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, viene proiettato alle ore 17 il documentario I luoghi dell'emigrazione, Favale di Malvaro, Liguria.
Intervengono il sindaco Ubaldo Crino, l'ideatore del progetto Stefano Rota e il presidente dell'Associazione Liguri nel Mondo, Mario Menini. Proseguono a Lavagna gli appuntamenti con A Tutto Libri. Alle ore 17 nella sala Ardesia della Biblioteca Serbandini Bini viene presentato il libro Bonnie Parker. L'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Genova presenta al Teatro Sociale di Camogli il coro Monte Cauriol. Lo spettacolo comincerà alle ore 21 e parte del ricavato verrà donato alla Fondazione Gigi Girotti. Terminiamo qui il nostro telegiornale, l'informazione serale questa sera 19.15, 20.20, 22.45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.